Gli ingredienti quali sono? Un chilo di farina, di cui utilizziamo 500 g di farina 00 e 500 g di farina 0. Mettiamo 4 uova fresche, 300 g di zucchero, un bicchiere di succo d'arancia, grattugiamo scorza di limone, una o due arance e basta un limone grattugiato, 150 g di strutto e 125 g di margarina. Per finire aggiungiamo una bustina di vanillina e 20 g di ammoniaca. Procedimento. Prendiamo la farina e la mettiamo a fontana nella nostra maida. Dopodiché sciogliamo il nostro strutto e nello stesso tempo spremiamo le nostre arance, così ce le troviamo a portata di mano. Una volta che abbiamo messo la farina nella nostra maida, ma la maida la utilizza chi ce l'ha perché non se ne trovano tante in commercio, si può usare una ciotola, ma si può lavorare direttamente sul tavolo. Che cosa fare? Prendere le uova, metterle all'interno della farina che era stata precedentemente disposta a fontana, aggiungere i 300 g di zucchero e iniziare a lavorarla con una forchetta, cominciando a mettere a poco la farina, a inserirla. A questo punto possiamo prendere il burro che è precedentemente sciolto e lo cominciamo a versare piano piano. Mentre versiamo il burro, contemporaneamente cominciamo a togliere la forchetta e a lavorare con le nostre mani e quindi utilizzare il movimento del pugno, fare un pugno e girare verso il basso. Una volta che pure il burro è stato assorbito dalla farina, procediamo grattugiando la scorza dell'arancia e la scorza del limone. Inseriamo il succo d'arancia quanto basta e per finire scegliamo 20 g di ammoniaca con un po' d'acqua e lo mettiamo come ultimo ingrediente. Allora, una volta che abbiamo steso la nostra pasta, prendiamo una formina che io ho precedentemente ritagliato. In questo caso sto prendendo la formina di una colombina. La mettiamo qua sopra e con un altro strumento, ma ognuno può utilizzare quello che vuole, ci andiamo a ricovare la nostra prima forma per la cottura. Poi facciamo attenzione, togliamo tutta la parte che è avanzata. La nostra formina la appoggiamo nella teglia dove dobbiamo poi andare ad infornarla. Prendiamo il prezzemolo e andiamo a bagnare la nostra cottura. Prendiamo l'uovo che è stato bollito precedentemente e lo posizioniamo all'interno della nostra bellissima cottura. Con l'impasto che è avanzato, noi ci andiamo a ricavare delle striscioline che le utilizziamo come decorazione. Poi prendiamo un chicco di caffè e facciamo un occhietto alla nostra colombina. Per rendere il nostro dolce ancora più bellino, prendiamo degli strumenti che ci troviamo a casa e mi vado a fare delle piccole decorazioni. Poi riprendiamo il prezzemolo, lo bagniamo pure sull'uovo. A questo punto prendiamo le caramelline colorate e le andiamo a mettere sul nostro dolce.